Susanna Tamaro, pare che sia impossibile leggere il suo ultimo romanzo Per sempre, in libreria per giunti, senza piangere. È così e ne è contenta? Così pare, sì, sono contenta perché in tempi così anoressici di sentimenti mi sembra che il pianto, che è un pianto di dolcezza, un pianto, diciamo, un pianto, non è un pianto di disperazione, è un pianto di bellezza, sia molto importante. Questo è un libro sulla morte? No, un libro sull'amore, sull'amore per la vita, e non ci può essere amore per la vita senza contemplare il mistero della morte. Poco fa, all'incontro al Salone del Libro di Torino, si è detto che la morte si sconta vivendo. Sì, la vita, tutta la vita serve per capire il momento misterioso da noi tutti temutissimo in cui cambieremo dimensione. Dunque, se non si fa questo passaggio di comprensione, la vita, come dire, diventa un po' insapore. Ha detto anche che il male è figlio della noncuranza e ha raccontato una metafora. Sì, la metafora è la metafora di una casa abbandonata, e tutti sappiamo quando andiamo a camminare in campagna e montagna che si trovano delle case abbandonate, dei sassi. Le prime cose che colonizzano questo habitat sono le ortiche, le vipere, tutte le cose negative. Dico, magari nascessero dei coniglietti, principalmente nascono vipere sotto le lamiere e le pietre. Questo ci vuol dire, questa metafora, che se noi non prendiamo cura anche di noi stessi, la nostra parte interiore, il male rapidamente prende possesso di noi. Il male della trascuratezza e poi tutti gli altri mali di seguito. Sono tempi complessi e malati, lei ha detto, perché? Sono complessi perché stanno avvenendo dei mutamenti con la tecnologia straordinari che stanno cambiando proprio i rapporti, la natura dell'uomo, e malati proprio perché stiamo cercando di cancellare la natura umana, che è qualcosa da cui secondo me non si può mai prescindere per una vita che sia degna di questo nome, insomma, che sia completa e complessa. A proposito di natura, lei vive molto vicino alla natura e addirittura sa fare il formaggio. Sì, il formaggio, i liquori, l'olio, tutto, faccio tutto in casa, che ho un'azienda agricola, dunque mi occupo, si vede anche dal colorito salubre che ho, che non è frutto delle lampade ma dell'orto. E amo molto lavorare con le mani e fare le cose, saper fare le cose. Grazie, io avevo pochi minuti e dunque non voglio rubare altro tempo. Allora, siamo stati... Va bene, siamo stati nei tempi? Grazie di cuore. Grazie. Le chiedo ancora una cosa con il libro, beh, così fa proprio, troppo fa, non lo so se tipo lo sfoglia magari, come se, così lo facciamo vedere. Sì. Ok, grazie mille. Ok, grazie a lei.